È ancora grande il dolore di Sandra Milo, che sembra non cessare mai anche a distanza di anni. Intervistata dal settimanale Di Più, l'attrice oggi 88enne ha ricordato il dramma della madre morta dopo grandi sofferenze. A porre fine alla sua agonia è stata un'eutanasia non ufficiale, a cui la Milo ha contribuito con un gesto di pietà, dandole delle pasticche. Mi ha supplicato di farlo ancora oggi, mi porto il peso del mio gesto, ha dichiarato commossa. Mia mamma soffriva tantissimo, ricorda la Milo, e i farmaci non l'aiutavano. Mi diceva: non ce la faccio più, ti prego aiutami, fammi morire. Solo grazie all'immenso amore che provavo per lei ho superato le mie paure in quella notte che rimane scolpita nella mia anima. Le ho dato molte pasticche ed un potente sonnifero. Quando se n'è andato ho pianto tanto, è il suo racconto straziante. Quando la speranza si perde per colpa di una malattia incurabile, la vita diventa solo sofferenza. Dio perdona anche questo.